Ciao ragazzi e bentornati sul canale. In questo video oggi vi mostrerò un massaggio miracoloso che sto provando da un po' di tempo. In realtà è un misto di vari massaggi messi insieme che ho visto fare da diverse persone, estetiste, e volevo riproporlo a voi. È un massaggio che serve a prevenire e curare le rughe, distenderle e far apparire tutto il viso meno sgonfio e lungo andare comunque più disteso. Si può definire un massaggio anti-invecchiamento, se così vogliamo chiamarlo, ma fa bene comunque a tutte le età. Per questo massaggio io utilizzo olio di cocco, leggero, delicato, mi piace stenderlo sulla pelle, lavoro bene. Io per esempio lo lascio sulla pelle, a volte mi piace per un effetto super idratante. Se però non siete come me, potete comunque rimuoverlo dopo. In questo periodo che fa molto freddo, l'olio di cocco si solidifica, quindi lo vado a sciogliere per un po' e lo metto sotto l'acqua del rubinetto. Prendo un po' di olio sui polpastrelli, lo vado a stendere sul viso in vari punti. E poi inizio a fare questo massaggio. Cosa faccio? Con le dita, indice e medio, vado a fare delle pressioni sulla zona borse. Possiamo stare anche per esempio a fare questo passaggio 20 volte. Io vi faccio vedere in questo video tutti i passaggi in modo molto veloce. Quindi vado a premere con indice e medio nella zona delle borse, che è sempre quella più gonfia. Dopo aver fatto questo passaggio mi concentro sempre nella zona occhi. E cosa vado a fare? Con le quattro dita le apro, vado a distendere la zona degli occhi, così, in questo modo. Quindi premo, distendo e rilascio verso la fine degli occhi. Premo, distendo e rilascio. Anche questo procedimento possiamo farlo quante volte vogliamo, ci va proprio a distendere tutto l'occhio. Dopo aver fatto questo andiamo a disegnare degli 8 ai lati delle tempie, una forma di 8 infinito, quello che volete voi. Quindi così 8, questo ci aiuta a distendere tutta la zona delle zampe di gallina. Così. Dopo aver finito questo passaggio degli 8, ripetuto più volte, io faccio ogni passaggio all'incirca o 10 o 20 volte, dipende dal tempo. Vado al di sotto del sopracciglio, vado ad alzare, premo tanto in questa zona e alzo il sopracciglio, sembro una pazza, e chiudo gli occhi. Vado a fare dei movimenti circolari in questo senso, verso il naso. Vado in questo caso non sull'occhiaia ma sotto l'occhiaia. Qui vado a premere e poi vado sul sopracciglio a distendere sulla fronte, sempre facendo pressione con le dita, ragazze, e questo anche aiuta a drenare i liquidi in eccesso e a gonfiare le borse, a distendere la fronte. Dopo aver finito questo passaggio è ora di passare alla fronte, che andiamo a stendere così verso l'alto e di lato. E così. Quando avete finito anche questo passaggio, non ci resta che fare delle pressioni dal sotto, da sotto e verso l'esterno. Non andiamo sempre a toccare la zona delle occhiaie, quindi da qui premiamo e portiamo fuori. Questo drena perfettamente i liquidi, ragazze. E vedrete come il viso apparirà già più snello dopo questo massaggio. Ovviamente, ragazze, è molto più facile farlo su un'altra persona, da sola è un po' più complicato, però io non ho chi mi fa i massaggi sul viso, quindi me lo devo fare da sola, e credo anche molte di voi. Quindi continuiamo così, fare pressioni da sotto e portiamo fuori. Poi l'ultima cosa da fare dopo questo, per concludere il tutto, è sempre sulla zona occhi. La distendiamo con le dita, quattro dita, verso là. In realtà se io lavorassi su una persona farei così. Andrei proprio a distendere questa parte degli occhi. Però su di me non riesco a fare, quindi faccio così io. Quindi sotto le sopracciglia distendo la parte verso la fronte. Come vi dicevo, se volete potete anche rimuovere l'olio. Io lo lascio di solito perché mi piace la sensazione che mi do di super idratata. E, ragazzi, io trovo davvero questo massaggio miracoloso, come vi dicevo. Ho visto davvero la mia pelle cambiare dopo già una settimana. L'ho visto il viso molto più levigato, meno stanco, più snello, proprio la pelle più distesa, le rughette più distese. Provate a farlo costantemente, mi raccomando, non una volta sì e 100 no. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.